È partito da Villalago l'invito ufficiale dei borghi abruzzesi e molisani al 14° Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che si terrà da Bateggio e Caramanico il 9, 10 e 11 settembre. Villalago, 13ª tappa di avvicinamento al Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Presidente Antonio Di Marco dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia per l'Abruzzo ed il Molise, il sindaco di Villalago le ha fatto i complimenti per come sta gestendo tutta questa fase di avvicinamento al festival. Tra l'altro poi le immagini parlano da sole per farci capire la bellezza del nostro Abruzzo. Si può anche dire che è iniziato una sorta di conto alla rovescia? Beh, è proprio così, è una importante giornata quella di oggi, significativa, sia per il luogo in cui siamo, dove possiamo condividere l'esperienza sia della montagna e sia dell'acqua contemporaneamente, e ci fa pensare addirittura di stare in un luogo più balneare, diciamo, perché con il lago presente qui a Villalago è importante comprendere anche qual è l'attrattività turistica di questo luogo. Ma è chiaro che siamo oramai al photo finish, perché insomma da qui a 20 giorni inizierà il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia a Caramanico ed a Bateggio. Saranno 3 giorni ovviamente impegnativi, questa 13ª tappa voluta fortemente da tutti quanti noi e che insomma ci consente di conoscere a fondo Villalago, di vedere questo mulino che è veramente un'esperienza unica, che consiglio a tutti di fare, ma che ci fa capire anche qual è stata la vita di un tempo che torna in qualche misura a essere raccontata, perché questa strumentazione è ancora efficace e efficiente. Il momento cardine della giornata è stata la sfilata rievocativa del matrimonio antico, il corteo nuziale con protagonisti non solo i costumi tradizionali di Villalago, ma anche i costumi antichi degli altri borghi più belli d'Italia, abruzzesi e molisani. Il corteo ha attraversato il centro storico ed è arrivato in piazza Celestino Lupi per il ballo della quadriglia e del nodo indissolubile. Un territorio bellissimo di natura e tradizioni antiche. Il sindaco Fernando Gatta. Il nostro territorio è bellissimo, noi facciamo tutto il possibile per metterlo a disposizione dei nostri ospiti, dei nostri turisti, e cerchiamo di mantenere vive queste tradizioni, queste strutture che sono l'elemento trainante diciamo della modernità, anche se sono strutture antiche che ci riportano nel passato, ma che ci fanno conoscere quelli che sono i veri valori di un tempo e del nostro territorio e della nostra gente.